Spero che la mia routine giornaliera durante le ore serali, mi invito a mettere un like, a condividere e a commentare qualora siete interessati e qualora volete approfondire meglio. Sono pronto a spiegarvi. Nel frattempo io vi do il benvenuto al mio video, spiegando il modo in cui vado ad analizzare routine durante le ore serali, spiegando che l'orario serale per me inizia indicativamente sulle 11, 11 e mezzo di sera, dopo aver trascorso la serata con i familiari e dopo aver fatto le cose che devo fare per quanto riguarda quella giornata. Quindi comincio la giornata e innanzitutto contatto le persone amiche, tra cui la mia amica Alicea, la mia amica Catherine e la mia amica con cui sta nascendo qualcosa nuovamente, la ballerina. Se le persone mi rispondono o sto un po' al telefono, in alternativa procedo e le chiamo dopo mangiato. Nel frattempo io vado a mangiare e prima di mangiare metto la musica, ma prima mi dedico un pochino alle vendite e quindi a mettere le inserzioni in vendita, a rinnovare le inserzioni, promuovere i contenuti delle piattaforme, eccetera. Quindi io vado a mangiare. E prima di mangiare metto la musica, mi lavo le mani e a quel punto mi preparo. Anche qui la preparazione avviene nella stessa maniera che ho spiegato prima, che ho spiegato nel video precedente, ossia quando mi preparo, perché praticamente mi lavo le mani e poi bevo un bicchiere d'acqua e quindi preparo il tavolo, scaldo il mangiare, fumo una sigaretta prima di mangiare e faccio le foto a quello che mangio per inoltrarle ai miei amici. Quindi mi siedo e mangio. Solitamente io alla sera mangio normale. Avevo detto che mangiavo normale a mezzogiorno. Attualmente sto mangiando più normalmente durante le ore serali. Quindi mi cibo di un primo, molto spesso preparato dalla Bofrost, e questo si chiama Aristopiatti, che permette che sia pronto scaldandolo e basta, senza cucinarlo, comunque molto buono. E vado a ringraziare il mio agente Giorgio, che procura sempre le robe della Bofrost per me e la consegna a casa. A quel punto io, dopo aver mangiato il primo, quante tante volte mangio anche comunque la pasta asciutta, poi mangio il secondo, e quindi il secondo generalmente mi viene preparato da mia mamma e lo mangio a base di carne. In alcuni casi posso mangiare anche pesce e sempre dopo il secondo mangio un po' di formaggio e quindi verdura cotta e verdura cruda. A mezzogiorno, generalmente, dal momento che mi alzo tardi il pomeriggio, preferisco mangiare un frullato e mangiare un po' di patatine di soia che hanno praticamente ipocaloriche, quindi che hanno poche calorie e non fanno ingrassare. A quel punto io mangio anche praticamente la frutta, mangio lo yogurt e poi bevo un caffè, anzi di sera ne bevo due, e quando ho bevuto il caffè comincio a sparecchiare il tavolo e fare le pulizie, quindi scopo per terra, lavo per terra, cambio l'acqua in frigo, metto la bottiglia nuova e quindi vabbè, mi lavo i denti e alla fine di tutto prendo un altro caffè. A quel punto io comincio con le cose tradizionali che faccio durante le ore, tra virgolette, notturne. Prima di tutto controllo le vendite.
Torno a telefonare alle mie amiche qualora non sia particolarmente tardi, oppure qualora comunque abbia un appuntamento. E dopo averlo fatto, vado ad analizzare la mia pianificazione del giorno dopo. Quindi riordino le carte. Devo spiegare che io sto preparando carte in diverse cartelline, in quanto sono amante dei contenuti cartacei, più ancora dei contenuti virtuali. Più ancora dei contenuti virtuali, sono amante dei contenuti cartacei, intendo, e quindi del foglio e della penna. Sono apparentemente un pochino all'antica. Io a quel punto ordino le varie cartelline in cui ho più settori e ogni settore è suddiviso a sua volta in più cartelline. Ad esempio, per quanto riguarda le vendite, distinguo nelle varie cartelline anche le piattaforme dove vendo, tra cui se vendo su eBay, se vendo su Subito, o se vendo su Vinted o su altre piattaforme. E quindi, dopo aver gestito le vendite, faccio la pianificazione della giornata successiva, preparando tutto quanto il programma, che analizzo anche inserendo delle foto in base ai punti nei quali inserisco le checklist, inserisco le spese previste e inserisco anche che mi affianca nella mansione. Quindi, dopo aver fatto la pianificazione, vado a ordinare le carte, l'ho già detto, a guardare le vendite e faccio la pianificazione. A quel punto io comincio a far preparare un video. Generalmente un video lo preparo al mattino, molto presto, intorno alle 5:30-6. Oggi sono leggermente in ritardo, spero che non venga fuori un problema. Ad ogni modo, preparo il video e attraverso un programma che mi ha insegnato ad utilizzare una persona che seguo su YouTube, che sono abbonata al suo canale pagando un canone mensile, che si chiama Andrea Ceraolo e che ho piacere di salutare. Ciao. Dopo aver preparato il video, lo vado a preparare a livello di video editing attraverso un programma che si chiama Clipchamp, che mi è stato insegnato da un giovane che è di Mantova, che si chiama della provincia di Mantova, si chiama Daniele Castelletti e ha un'associazione che si chiama Associazione Maggiolina, alla quale sono iscritto al suo canale. Vi spingo, siete interessati. Intanto io premetto che questa associazione effettua corsi base e avanzati di molti stili informatici, tra cui praticamente Word, Excel, Access, e anche programmazione in Python, che io studierò in un secondo momento, perché ho intenzione, nel tempo seguente, in un periodo successivo, anziché dedicarmi alle vendite, di dedicarmi praticamente alla elaborazione di siti per le aziende a livello autonomo. Però con le vendite vedo che non è tutto tranquillo, a causa del mio fornitore anche di profumi, che non effettua regolarmente le spedizioni perché, abitando all'estero, questo paese ha problemi internazionali in questo momento. Non affermo sul nome del paese per la sua riservatezza e non affermo quindi di che problemi ha questo paese. Vado poi quindi a dire che qui dopo il masterizzo, preparo il video all'interno su YouTube e lo promuovo. Quindi, dopo aver preparato il video, vado a fare un altro lavoro che consiste nella stampa delle mail ricevute, in modo da preparare carte che inserirle nelle cartelline che preparo la serata successiva. E quindi vado a creare le strutture e l'elaborazione di access
dove vado a preparare i miei conti e registro i fornitori, registro i clienti, registro le pratiche e vado ad analizzare pratiche che esplicitamente vengono effettuate in maggior parte con assistenti sociali, con banche e con avvocati o carabinieri, avendo problemi anche relativamente alle vendite. E vado a specificare che però è preciso che questi problemi, io ho la fedina penale pulita, posso tranquillamente dichiararlo e non, spero che non abbiate giudicato male queste cose. Quindi, dopo aver effettuato le cose in access e aver preparato praticamente le mail e stampate le carte che ricevo nelle varie mailing list dei canali dove sono abbonato, mi dedico un pochino alla tenuta dei conti e alla partita doppia, lavorando nei mastrini, che sono dei canali di preparazione per l'elaborazione contabile. E quindi in parte mi dedico un po' a studiare e a studiare i corsi di quanto riguarda le varie discipline. In questo momento mi sto specializzando in Access. Poche settimane prima ho studiato video editing. Vado inoltre a dire che dopo aver seguito Maggiolina ho anche un altro canale in cui sono semplicemente iscritto e si chiama Alessandro Barbero. È un canale di storia e filosofia dove io preparo la mia cultura di studi e vado a chiarire alcune questioni del passato che possono anche interessarmi sia a livello storico che a livello scientifico che a livello filosofico, nonché a livello religioso che riguarda l'esistenza di Dio e che riguarda praticamente proprio secondo i filosofi o anche questioni proprio di filosofia o anche studio per apprendere le vendite, potenziando le mie abilità. A quel punto io inizio a preparare la parte preparativa del letto. Quindi io faccio delle mansioni che generalmente chiamo chiusura. La chiusura comincia quando io praticamente, dopo aver studiato, mi dedico un quarto d'ora, 20 minuti di riposo a guardare la televisione. Guardo la televisione soltanto in quel momento lì nella giornata. Quindi io, dopo aver fatto questo, faccio un altro ricontatto alle chiamate fondamentali della giornata, non potendo farle di pomeriggio perché generalmente mi alzo tardi e io ho necessità di contattare certe ditte e certi enti durante la mattinata. A quel punto io comincio a chiudere realmente, quindi do un saluto a Catherine, mia amica Catherine, e un saluto molto spesso anche a Valerina. In quel momento lì comincio a fare la preparazione reale. Quindi io la preparazione reale avviene innanzitutto con un caffè. Quindi io vado a riepilogare le ultime cose della giornata, come il controllo delle vendite, l'elaborazione dell'andamento della giornata attraverso ca vari canali in cui ne ho uno specificatamente chiamato Dio e riguarda tutte le cose che sono di altro ordine, di altro genere, considerando che secondo me Dio è praticamente l'iniziativa di ogni cosa che crea le cose belle, ma che talvolta le crea anche brutte. A quel punto do un'ultima controllata alle mail, alla pianificazione e anche annoto in lavagnetta le ultime cose. Quindi io al termine di tutto, controllo se è arrivata posta, pacchi dei corrieri nella prima mattinata, e quindi io dopo essermi organizzato in questo, comincio a mettere in ordine. Mettere in ordine vuol dire anche cambiare l'acqua della macchina, il caffè e svuotare le capsule. Io ho una macchina del caffè non professionale ma elettrica,
di marca Bialetti, che bevo abitualmente un parecchio caffè al giorno, non dico quanti, perché peraltro nemmeno li ho contati più di una scatola della Bialetti di 16 caffè. E io quindi dopo aver pulito la macchina faccio il svuoto per ceneri e cambio l'acqua nei vasetti, che è una cosa che serve, perché come ho detto nel vasetto spengo la sigaretta per non permettere che fumi dentro la mia camera quando io non sto fumando. Quindi cambio l'aria, metto a ricaricare la macchina fotografica, metto a ricaricare anche la cuffia, e a quel punto io mi bevo un caffè con quale inizio generalmente a fare quella che definisco seconda chiusura, ed è proprio la chiusura da realmente preparativa a letto, perché dopo il caffè fumo la sigaretta e quindi prendo una pastiglia generalmente chiamata Tegretol, che prendo sempre, però a volte prendo anche, in caso di necessità, anche altre pastiglie, ma quella è fondamentale perché sono sempre sotto cura dell'epilessia da il periodo in infanzia, e soltanto in quel momento lì io mi spoglio. E io inizio ad andare in bagno a lavarmi, quindi mi lavo le mani, il viso, vabbè, non lo dico perché sono cose normalissime, ma comunque mi lavo, mi dedico parecchio tempo nel lavarmi, poi mi metto il pigiama, prima di farlo metto la crema nella schiena e mi metto il pigiama e quindi le gocce negli occhi, che sono un facsimile di colirio. A quel punto io, dopo aver fatto tutto questo, mi metto il burro cacao, mi do la crema nelle mani e nel viso e pulisco gli occhiali. Io a quel punto inizio realmente a prepararmi, e questo significa che chiudo il computer attraverso le app e ci do poi una pulita sia al computer che ai dispositivi, in quanto ne ho parecchi, ci sto molto davanti al computer e anche molto spesso ci fumo davanti, e quindi mi necessita anche di fare una pulizia a volte anche 2 volte al giorno. A quel punto io, una volta che ho pulito i dispositivi, vado a mettere sotto carica il telefono e mi preparo un CD col quale io mi sveglio. Purtroppo la sveglia non riesco ad, ad, ad non riesco a, a Non riesco ad essere solo ad averla, molto spesso mi deve aiutare un'altra persona in questo, e io spero che io a quel punto io praticamente mi fumo una sigaretta e chiudo la finestra, quindi tiro giù la persiana della mia camera. A quel punto faccio proprio la chiusura definitiva, preparo la mia routine giornaliera nel comodino del letto, e io praticamente a quel punto vado a salutare il mio gatto di nome Giada, che in teoria è il gatto di mia mamma e che comunque io tengo anch'io, perché comunque ci sono affezionato. Saluto mia mamma, mio papà, saluto il compagno di mia mamma che si chiama Pino, e quindi bevo un bicchiere d'acqua e vado a fare le ultime cose in bagno. Al termine di tutto, svuoto il cuocere, cambio l'acqua del vasetto e mi lavo le mani. E a quel punto lì io fumo una sigaretta, comincio a chiudere la musica, comincio con preparare realmente le cose della notte, quindi mi tolgo l'accappatoio, mi metto le ciabatte, metto il telefono silenzioso, anzi non mi metto le ciabatte, mi tolgo le ciabatte, generalmente metto il telefono silenzioso quando dormo, e a quel punto, potete credermi, sono molto spesso realmente stanco, essendo già le 9, 9:30 di mattina come minimo. Qua, ad ogni modo, io non è un problema se generalmente dormo tra le 3 e le 4 ore. Ho un giorno alla settimana in cui mi dedico
a riposare e generalmente questo è il lunedì. E occasionalmente un giorno in cui un giorno ogni tanto si tratta di una o due volte al mese in cui riposo moltissime ore. E io comunque se vi ringrazio di aver guardato il mio video e io spero che vi sia piaciuto. Mettete un like, condividete e a risentirci alla prossima. Spero che vada tutto bene e torno breve.